amici di Funny Moon, benvenuti. Finalmente si ritorna a parlare di una rubrica a me cara, ossia i saranno Funny Moon, si parla di artisti, e questa sera dal caffè letterario abbiamo con noi Nakita. Hey. Cosa succederà qui questa sera? Un grandioso evento. Come un grandioso evento ha bisogno anche di un grandioso presentatore. Siamo con Manuel Manfrè, buonasera a tutti. E se volete vi inquadro un po' la situazione per quanto riguarda l'evento, vi faccio ti prego, perché questa sera la vedo abbastanza confusionaria, non lo so. Ho una bella scaletta qui davanti, quindi magari andiamo a leggerla insieme. Abbiamo 6 artisti, tra l'altro ognuno di loro porterà con sé dei membri della band, abbiamo visto prima i tamburi, quindi abbiamo tantissimi artisti che si esibiranno, molto talentuosi da tutte le parti del mondo, vero Nakita? Camerun, Ucraina, Spain, Italia, molte parti del mondo. Andiamo a presentare tutti gli artisti, che però ho capito che qui sarà una serata un po' tipo matriosca. Sì, cioè da una esce L'Eurovision Contest, perfetto. Allora abbiamo Nakita, l'abbiamo già presentata, che stasera farai? Cantare. Cosa canti? Una canzone molto emozionale del Camerun, actually. Quindi proprio in lingua camerunense? No, in inglese e in francese. Buonasera a tutti, io sono Sebastiano Presti e porterò in scena un pezzo mimato, diciamo un movimento del corpo, che descrive l'evoluzione dell'uomo partendo da un feto che cresce, che torna ad essere la radice di un albero. Quindi diciamo c'è qui un rapporto viscerale con la natura, oltre a esprimere diciamo l'evoluzione dell'uomo. Camerun, Italia, canzone, mimo. Esatto. Adesso qui siamo ancora in Italia? Sì, siamo Sei? In Italia. Nina, ciao. Perfetto, abbiamo parlato di mimo, abbiamo parlato di canzoni. Tu invece? Poesia. Tuo originale? Esattamente, è una poesia performativa e questa è la prima volta che lo faccio in inglese. Poesia performativa, che vuol dire? Poesia performativa, è che di solito la poesia la leggi così nella tua stanzetta dal libro e questa volta la senti dal vivo, un po' tipo a livello teatrale. He lives only to live and nothing else. They think every regret crosses his face. One day we'll have the courage to take a train and follow the light. Train 7490, the father from the man who is alone and directed to you. Is arriving at platform 2. Sei anche accompagnato da una manager che sta lì dietro. Una fortissima manager, sì, che si è voluta. Diciamo, come si chiama? Da Marta. Sì, ciao, sì, Marta. Lei. Poi dopo la mettiamo in mezzo, vediamo se ci riusciamo. Perché poi anche lei ha tante idee. Andiamo qui. Quindi Italia, Camerun. Ciao a tutti, mi chiamo Alexandra, sono ucraina di Kiev e vivo in Italia da un anno. Oggi io canto una canzone ucraina, anche in ucraino, canzone per amore. Nervosa? No. No? La prima volta che ti esibisci davanti a un pubblico? No.
No, ah, quindi è proprio professionista? No, non sono professionista. E quindi mia amica Nakita mi ha invitata. Proseguiamo il nostro giro e andiamo di qua con... Salve, sono Raquel, Raquel Morato. Da dove? Sono di Spagna. Io sono cantautrice. Sì. E sono qui da 2 mesi fa. Vuoi suonare e cantare le mie canzoni? Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Solo andavo a parlare, la comunicazione fatta per me. Thank you.